Dobbiamo trovare un meccanico, vediamo qua sta pizzeria, che è? Ristorante, Luna Rossa. Almeno per il momento un po' di ospitalità. È una cosa che qui a Torino non manca. Allora Pino, passa di là insieme all'amico, taglia una bella fetta doppia di quel guanciale. Adesso i maiali sono tutti maiali light, sembra che sculettano quando camminano. Non c'è più quel bel No, no, no. A maiale, noi ci piacciono quel quei maiale maiali che là. poi il maiale evoca tante cose, può essere refusione, come può essere bramosia. Sai che ho scritto un libro sul maiale io? Ah Si sì? chiama Purcis in fundo. Ed è Forse si la può. storia del maiale attraverso, cioè nel maiale ci sono dei riti antropici, ci sono dei riti, è il rito del gusto, del sapore, ma soprattutto della riserva, perché la ricchezza, il maiale, se moriva il maiale, era bella e fottuta la famiglia. Tu immagini che nei nostri paesi Norman Douglas, che era un passeggiatore inglese, che scrisse le cose bellissime su Old Calabria, questo qui scrisse che in un paese come il nostro Terranova fu cambiata l'architettura delle porte per poter favorire l'allevamento del maiale. Ma che c'entra? Noi facevamo le porte una intera e un'altra a metà, in Sì. modo che il maiale non usciva di notte e non entrava di giorno, perché la mezza porta si apriva per far asciugare la sala dove dormiva il maiale. Il libro si chiama Purcis in Sì, fundo. Purcis in fundo, è come se fosse una dolcezza nel fondo. Ma che bellezza! Io oggi mi sto arricchendo oltre e saziando principalmente, oltre che di cucina, di cultura. Assolutamente sì. Naturalmente questo è un piatto grasso, è un piatto saporito e c'ha bisogno di qualcosa che sgrassi, no? Prendi la cipolla. Ecco, Ecco la cipolla, pronta la cipolla, vedi le guardate. cipolle rosse, sono straordinarie. Dai, lavora Eh un po', sì. ma Ma io stai senza fa niente. stavo pensando proprio di trasferirmi, Bravo, chef. bravo, sì. Allora prendiamo questo bellissimo maiale. Mi dai sempre quel famoso olio, Quello là, il primo che il abbiamo primo, scelto. sì, che va bene per le cotture, il primo che sembra una Carolei Pronto, chef. Rogianella. Si inizia a far cuocere pian piano, lentamente, questa bellissima bistecca di guanciale, vedi? Non dobbiamo dimenticarci, anche se non ce ne fosse bisogno, perché è di per sé saporito, però un po' di sale, sale grosso, eh? Sale grosso, Sale eh? grosso di miniera, e ancora vado a rubare un po' di sale grosso di miniera nelle miniere di Lungro o a Corigliano, che c'è questo sale grosso di quelle zone, che è fantastico. Guarda, le cose buone noi le cuidiamo, e quelle sono delle bellissime vie delle saline, c'erano lì una volta. Sì. Questo sale di Lungro, così, è un sale che ha più potassio ed è meno salato. Tant'è vero che le salsicce vostre erano buone perché si facevano col sale di miniera, non col sale di marino. E avevano questa particolarità, cioè ci mettevano ancora un pizzico di sale in più perché era meno salato, però era pieno di potassio e non asciuga le carni. Io ancora ho questa, per fortuna, qualcuno che mi porta un po' di questo sale. E allora noi mettiamo per adesso, mettiamo due cipollette intere, no? E poi questa qui di dente la dividiamo a metà per dare un po' più di sapore, vedi? E l'acqua di cottura che non va persa se è buona, vedi? Perché dentro ci sono l'aceto, ci sono le essenze vere della cipolla, vedi? E raccoglie tutti i profumi. Vado a tagliare il pane. Vai a te, bravo, vai a tagliare il pane. Vedi? Sono straordinari questi piatti per me, perché effettivamente sono un po' di sapori antichi questi qua. Perché senza la carne, senza pane, non serve a niente. Allora noi prendiamo questa fetta di pane. Vai tu, mettila qui dentro. Vedi? La inzuppiamo dei profumi giusti, no? Che il pane raccoglie i suoi profumi. La mettiamo accanto. E ci mettiamo queste bellissime cipolle dolci. Ma questo più che un piatto mi sembra un'opera d'arte. È fantastica. Cosa manca sul pane? Cosa manca sul pane? Il Il peperoncino! peperoncino, Che vogliamo mettere? La ma crema, un la po' di crema, un po' di passata? passata, un po' di passata che è straordinario.
passata, eccolo qua. Faccio io, faccio io, capito. Però vedi, perché queste qua si prestano proprio ad essere imbottite, ripiene. Mm. Di peperoncino calabrese. Poi cosa dà? Il peperoncino, sai perché è bello pure? Per la cromaticità dei piatti. Dà un colore fantastico. Chef, che ha cucinato? E pane. Pane? Io vedo qua maiale, pane, cipolla, peperoncino. Pane e cipolla, come mangiavano Paolo, anticamente i contadini. Paolo, Serafino che ha un po' di fame. No, come ci vediamo dopo. No, aspetta, ma...